Benissimo ragazzi e benvenuti a questo Excelsior Talk. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo parlato fino adesso in inglese, abbiamo parlato in americano, abbiamo visto due dei migliori preparatori al mondo, ma è l'ora di arrivare, o meglio di guardare nel nostro paese, ovvero l'Italia. Paese a volte sottovalutato, paese a volte non considerato come uno dei vertici del bodybuilding, eppure in quest'ultimo periodo si sta interfacciando a livello europeo, a livello mondiale, portando diversi atleti al Mister Olympia. In particolare, ragazzi, questa sera abbiamo il pro maker italiano, abbiamo la persona che ha portato, dopo tantissimi anni, un atleta uomo al Mister Olympia, ok? In questo caso abbiamo Giuseppe Romano con noi, preparatore a livello italiano con attualmente il team più grosso a livello italiano, con il numero di pro a livello italiano più alto, perché se vogliamo appunto parlare di atleti professionisti abbiamo la maggior parte dei pro a livello di team con Giuseppe Romano, abbiamo il preparatore che attualmente sta stravolgendo un po' tutte le vari dogmi del bodybuilding, portando novità, portando un po' di freschezza a quello che è il mondo del bodybuilding come l'ho inteso. Quindi ragazzi, ho il piacere di presentarvi, nonché il mio coach, Giuseppe Romano. Ciao bro, come stai? Ciao ragazzi, ciao bro, tutto bene, grazie. Grazie per questa opportunità di questa intervista. Nonostante ci conosciamo ormai da 5 anni, diciamo che più o meno conosci i miei metodi, però è sempre bello, ecco, appunto, fare queste iniziative per dare delle notizie e cercare di stravolgere ancora di più in modo positivo quello che è il nostro settore. Certo, appunto, come io ci tenevo in modo particolare a intervistare Giuseppe, perché appunto oltre a conoscerti vorrei anche che le persone che stanno all'esterno, le persone che ci circondano e che vivono il nostro mondo, vedessero non solo Giuseppe Romano come lo vedono oggi, ma vedessero soprattutto gli inizi di Giuseppe Romano, perché in pochi conoscono come ha iniziato Giuseppe Romano, come si è interfacciato e come è arrivato a quello che è oggi, perché logicamente la gente vede il risultato, ma non vede tutto il percorso che c'è stato dietro. Però prima di parlare di quello che è stato Giuseppe Romano, di come è arrivato Giuseppe Romano, vorrei parlare un attimino della tematica che questi giorni sta un po' caratterizzando queste giornate qua, ovvero questa pandemia, questo coronavirus di cui tutti parlano. Non voglio entrare, non voglio fare l'epidemiologo, comunque il virologo, non voglio parlare assolutamente in termini tecnici di questo virus, ma voglio più che altro un'opinione di Giuseppe, di quello che sta accadendo, ok? Di come lo sta vivendo lui in questo caso e di come sta vivendo questa quarantena. Come stai vivendo tutto questo, Giuseppe? Allora, diciamo che inizialmente un po' tutti noi italiani pensavamo che era un semplice virus, anche in base alle informazioni che ci venivano trasmesse tramite la TV e i media. Poi, andando avanti, abbiamo scoperto comunque che questo virus è letale ed è abbastanza serio. Come hai detto tu, non entriamo nei particolari perché non siamo addetti, non abbiamo l'esperienza e lo studio per poter parlare in termini tecnici del virus. Quello che possiamo fare è seguire le norme. Io mi sono inchiodato in casa da 14 giorni, approfitto di godermi più i miei cari e i miei cuccioli, e in questi giorni devo dire che il telefono si è intempestato di notizie e di messaggi di ragazzi. Avendo un team molto numeroso, come ben sai, i messaggi sono stati tanti. E i ragazzi, giustamente, tutti preoccupati, perché con la chiusura delle palestre, con la cancellazione di alcune gare nel mese di aprile e di maggio, diciamo che non è stato proprio un vento positivo. E quindi quello che ho fatto, mi sono caricato di tutto i messaggi negativi che mi sono arrivati dei miei atleti, giustamente preoccupati della situazione. Io mi sono subito messo in moto con alcuni esercizi che si possono fare con bilanciere e manubri, che in questi giorni pubblicherò anche. Alcuni miei atleti hanno a disposizione la palestra a casa, quindi non vanno in palestra, ma hanno una palestra a casa, e ci stiamo organizzando stiamo riscoprendo gli esercizi liberi, come si è sempre allenato anche il pioniere del bodybuilding, Arnold Schwarzenegger. Certo. Quindi diciamo che sotto il profilo tecnico
i ragazzi si stanno allenando e si allenano pure più volte al giorno, perché ovviamente questa quarantena ci ha bloccati un poco, chiodati in casa, quindi diciamo che le giornate non sono più attive, intense come prima, quindi fare più allenamenti al giorno mantiene il metabolismo alto, ma soprattutto quello che sto cercando di fare, di mantenere alta la motivazione nei miei ragazzi, e Violo, ecco appunto, lo sa, che sto cercando di, a parte che sono una persona molto ottimista e positivo, quindi spero che prima o poi tutto questo finisca e noi non ci faremo trovare impreparati. Ovviamente. Questo una lancia a favore Giuseppe, appunto come lo sto vivendo io in questo momento, è un motivatore vero, cioè riesce a motivare i suoi ragazzi in un momento come questo, dove la negatività probabilmente la fa da padrone. Giuseppe riesce, tra virgolette, a trovare sempre la parola giusta, sempre a tenere l'atleta concentrato su quello per cui sta lavorando, cioè l'atleta sta facendo l'atleta, quindi deve continuare la sua dieta, deve continuare i suoi allenamenti, che siano in palestra o che siano a casa. Giuseppe trova sempre la parola per poter motivare l'atleta a fare quello che deve fare l'atleta, quindi non aspetta, come ne parlavamo appunto giusto qualche ora fa. Gli atleti stanno dando tra virgolette di matto, aspettando il tuo via libera per poter mangiare, no? Esatto. In questo caso, appunto, dai qualche consiglio riguardo a questo, cioè a cosa, uno, dal punto di vista allenamento, le persone possono fare a casa, perché non solo quelli del tuo team ci stanno ascoltando e del nostro team, ma soprattutto anche le persone esterne, quindi varie persone in questo ascolteranno poi questa registrazione. Cosa possiamo consigliare dal punto di vista di allenamento e dal punto di vista di anche alimentare? Allora, sul punto di vista dell'allenamento, come ho detto già, come ho detto prima, stiamo riscoprendo gli esercizi liberi. Quindi credetemi che con un bilanciere, un rack, voglio citare una frase di Tom Platz che diceva: chi ha il rack ha l'altare. Quindi voglio dire, con un semplice rack, un bilanciere olimpionico e una coppia di manubri pesante, credetemi che si possono fare tante cose. Diciamo che i miei atleti non gli manca l'intensità, perché il carico di lavoro che noi affrontiamo durante l'anno sono allenamenti intensi, allenamenti che non lasciano mai, non trascuriamo mai fondamentali. Quindi in questo caso i fondamentali stanno diventando ancora più fondamentali per il periodo. Per quanto riguarda il discorso alimentare, io in questo periodo sto selezionando gli atleti, quelli reali. In che senso? Nel senso che ho capito realmente chi ha la mentalità da atleta, perché se noi ci inchiodiamo in casa sul divano e consumiamo dei pasti super calorici, non è che riusciamo a risolvere i problemi nel mondo di quello che sta accadendo. L'unica cosa che possiamo fare è chiuderci in casa e mantenere un regime alimentare. Magari, ecco, mi rivolgo anche ai ragazzi che non sono nel nostro team, parlare col proprio coach e capire quante calorie giornaliere bisogna assumere. Quindi è importante questo. Io, ad alcuni, giustamente hanno cancellato delle gare, io, per non essere troppo violento, gli ho concesso anche dei pasti liberi a settimana per distrarsi un po', ma comunque tutti, e dico la maggior parte tutti, stanno mantenendo un regime alimentare in base anche giustamente al lavoro che si fa, quello che si può fare a casa, quindi alcuni di loro non stanno abbandonando qualche sessione di cardio, chi ha la possibilità di avere il tappeto a casa, ripeto, non è facile, però c'è sempre una strada. Io sono convinto che qualsiasi cosa accada in questo momento, diciamo che siamo nel momento più buio del nostro paese, noi quello che possiamo fare, la nostra parte la stiamo facendo, stiamo chiusi in casa, però ecco appunto, la maggior parte dei miei atleti mantengono un regime alimentare studiato e mantengono un allenamento giusto con i fondamentali. Come appunto dicevi tu poco fa, logicamente
ognuno deve proprio, e questo è sempre il solito avviso che diamo sia all'inizio di queste Excelsior Talk che alla fine, ognuno deve dare il proprio meglio in questo momento. Quello che ci viene richiesto di fare è stare a casa e dobbiamo attenerci facendo nel nostro piccolo il nostro, quindi rimanere a casa è quello che dobbiamo fare. Sfruttiamo il tempo che abbiamo, come dico sempre, come consiglio sempre, sfruttiamo il tempo che abbiamo, quindi logicamente ci piace allenarci, alleniamoci a casa, si possono fare molte cose come consigliato, dato che il comunque alimentarci bene ovviamente favore anche il sistema immunitario e di conseguenza anche lo star bene, quindi magari abbiamo meno possibilità di contrarre questa patologia, questo virus. Quindi logicamente ragazzi, sempre mangiare bene, sempre allenarci, fare quello che investiamo comunque il tempo che abbiamo la possibilità di trascorrere più tempo con la nostra famiglia, appunto sfruttiamo questo tempo, perché tra poco comunque, parliamo in ottica di 1-2 mesi, quando tutto sarà di nuovo riaperto, torneremo ai soliti ritmi di prima e quindi sarà un po' tutto un po' come prima, avremo meno tempo per noi, meno tempo a dedicarci, quindi sfruttiamo questo tempo, come consiglio sempre. Quindi grazie mille per questo, aver condiviso comunque Giuseppe questa piccola parte, questa parentesi su coronavirus a cui tenevo in modo particolare, perché molti appunto riempiono sempre di domande, come avrai tu appunto la direct di Instagram piena, come così l'ho io, di domande, le classiche domande, ma posso allenarmi, ottengo qualcosa, posso mangiare, ma posso sgarrare, solite domande, no? Abbiamo dato una spiegazione chiara e semplice di quello che c'è da fare in questo periodo. Però ora voglio entrare nel vivo di questa registrazione, di questa intervista, e vorrei partire dagli inizi di Giuseppe Romano, quando Giuseppe Romano appunto è arrivato in palestra. Perché sei arrivato in palestra e come ti sei interfacciato al mondo delle gare inizialmente? Allora, diciamo che tutto è nato da una semplice rivista. Io, quando finivano le scuole superiori in estate, a giugno, io andavo a lavorare con mio padre, e mio padre era un venditore ambulante, quindi era un commerciante, e andavamo in giro per la Campania in base al giorno, c'era il paese dove c'era il mercato, il classico mercato. Ogni mattina ci fermavamo sempre ad un bar che era anche un'edicola, e io nel 1998, e ho ancora quel flex conservato, c'era la foto di Kevin LeBron, che io non conoscevo, parlo del 1998. Quella foto, cioè erano le 6 del mattino, mi ricordo ancora, quindi sto parlando di più di 20 anni fa, di 22 anni fa, erano le 6 del mattino, e quella foto mi illuminò. Mi comprai quella rivista e per tutto il tempo quella rivista me la sono letta, penso, 10 volte in una settimana. Da lì scoprì, io giocavo ancora a calcio, però sai, il calcio è un po', tutti quanti noi italiani da piccoli siamo, dai nostri genitori la prima cosa che fanno, ci iscrivono ad una scuola calcio, come tutti quanti, tutti noi adolescenti, il calcio è lo sport quello più attivo e quello ben visto in Italia, quindi io giocavo a calcio. La maggior parte delle persone, logicamente, qua in Italia. Esatto, quindi io mi ricordo che andai a giocare una semplice amichevole con una squadra locale, e quel giorno ci rimasi male perché mi ricordo che era una partita studiata al tavolino, e io avevo 16 anni, 17 anni, e mi ricordo che ci rimasi di merda per questa situazione. Poi un piccolo infortunio alla caviglia, andai proprio nella depressione quella di adolescenti, no? E quindi iniziai questa riabilitazione in palestra consigliata dal medico sportivo. Andai in una palestra del paese che a tutto è ancora aperta, che sta a 500 metri da casa mia. Andai in questa palestra e mi presi il flex che avevo a disposizione e iniziai a fare le schede che c'erano scritte su flex. Quindi mi aveva colpito Kevin LeBron, e quindi iniziai a fare tutti gli esercizi. Ovviamente vedevo tutte queste piastre caricate, io non potevo inizialmente avere tutta quella forza. Però ecco, mi sono formato subito in 8 mesi. In 8 mesi ero già, avevo messo un bel 6 kg,
e mi ricordo che tutti mi chiedevano in palestra, ero diventato già il muscoloso del paese, diciamo, e parliamo dell'epoca di Pietro Taricone, la buonanima di Pietro Taricone, del Grande Fratello, e quindi il mito per tutti a livello televisivo era Pietro Taricone, ma il mio mito era Karim Lebron. Per me, io mi ispiravo a lui, io volevo diventare come lui, cioè, quindi non c'erano tutte queste notizie. La cosa che bisognava fare è comprare una rivista e ogni mese poi scoprì che c'era questo flex e me lo compravo ogni mese. Sì, quindi praticamente è tutto cominciato appunto da il mito di Kevin Lebron in questo caso. Esatto. E dalla voglia di aspirarsi a una persona sempre tra virgolette migliore di noi, un idolo praticamente in questo caso. E da qui comunque è nata tutta la tua carriera quindi agonistica, cioè comunque hai iniziato il tuo allenamento in palestra, e qui puoi confermarmi quanto la tua esperienza sia stata importante, perché logicamente all'epoca internet, come sai, non c'era, e di conseguenza tutte le informazioni che adesso, i giovani di adesso, e io stesso quando ho cominciato avevo, logicamente tu all'epoca non le avevi, di conseguenza tutto ciò che hai appreso l'hai appreso sul campo o semplicemente applicando qualcosa che leggevi dalle riviste. Quindi era molto più difficile effettivamente una volta. Appunto. Io sono entrato in palestra fine 97, inizi 98, e ho fatto per 4 anni. Fortunatamente poi cambiai palestra e andai in una palestra dove c'era un istruttore che era un atleta, faceva le gare. E loro nominavano questo Due Torri come il Mister Olimpia italiano. Allora, quando pensavi al Due Torri, all'epoca c'era gente, atleti che si preparavano per 10 mesi per i Due Torri, per il Freeway e per la Notte dei Campioni, che erano le gare quelle più complicate in assoluto. Ok? All'epoca l'Urus si chiamava Colosseum, quindi la gara che viene fatta a Roma ancora oggi. E c'erano i migliori atleti. E io per la prima volta chiesi a questo istruttore di poter fare, perché io mangiavo come c'era scritto sulla rivista. Quindi inizialmente presi dei bei volumi. Poi ovviamente erano troppe calorie per il peso che avevo, quindi iniziai ad ingrassare inevitabilmente. Questo istruttore mi prese sotto la sua ala. Era un ragazzo che a tuttora, pensate, oggi lui fa il ristoratore, quindi ha cambiato totalmente mestiere. Però io lo ringrazio ancora, quando ci incontriamo è lui che mi chiede oggi, questo è bello, è lui che mi chiede oggi, mi fa i complimenti per il team e mi dice, mi racconta ancora qualche, diciamo, raccontiamo ancora i nostri ricordi. E gli chiesi a lui di poter preparare una gara. All'epoca non c'erano le categorie che ci sono oggi, quindi Men's Physique, ESI, che ne so, altezza peso. Cioè, quindi io per preparare un fisico da gara dovevo costruirlo. Cioè, quindi dal 98, dal 99 fino al 2002 io ho fatto 3 anni consecutivi per fare questa esperienza di gara. E la mia prima gara è stata una gara di paese a Roccapiemonte, mi ricordo ancora, che arrivai primo nei juniores. Ed erano 6 atleti in categoria. È stata, io ancora oggi quella gara conservo dei ricordi, perché la prima gara è un po' come il primo amore, no? Perché vive il bodybuilding. Quindi quella gara lì poi è stato tutto un susseguirsi di... è stato un modo continuo poi di gareggiare. Che dal 2002... praticamente fino al 2015 io mi sono fermato solamente nel 2009. Ho gareggiato tutti gli anni. E sì. E appunto, quindi praticamente hai detto la tua prima gara, come dico sempre io, tu hai detto è come il primo amore. Io dico sempre che la prima gara è per tutti è appunto o l'innamorarsi completamente di questa disciplina o proprio capire che non è per niente per noi. Quindi o tutto o niente. Quindi come lo è stato per me, d'altronde quando ho cominciato, dopo la prima gara è stato un susseguirsi di gare, quindi non ho più finito. Siamo fino ad oggi, quindi effettivamente così è stato per te e questo lo dimostra appunto le tue parole. E quindi
Mi stai dicendo che ti sei fermato nel 2009. In questo caso, come mai ti sei fermato nel 2009? Allora, perché io dal 2002 fino al 2006 gareggiavo, perché devi sapere che la IFBB di all'epoca veniva vista un po' da tutti noi atleti come il massimo raggiungimento per un atleta. E poi a fine anno c'era questa sfida a due torri, che era il Mister Olimpia Italiano, perché si incontravano gli atleti di tutte le categorie, di tutte le federazioni, UABBA, NABBA, IBFA, IFBB. Quindi io avevo sempre fatto le classiche gare estive, ma gare comunque di paese. Per la prima volta mi avvicinai alla UABBA e feci il campionato italiano UABBA nel 2006 a Reggio Calabria, vinsi il regionale a Napoli e feci terzo agli italiani UABBA, sempre juniores bodybuilding, oltre gli 80 kg. E l'anno dopo mi ricordo che il mio coach di all'epoca mi disse: perché non prepariamo i due torri? E mi ricordo che da lì a me iniziò la vera preparazione, dove realmente dormivo 8 ore al giorno, mi allenavo 2 volte al giorno. Poi le alimentazioni di all'epoca erano decisamente più strette e stressanti. E io feci i due torri nel 2007. Quando andai ai due torri da atleta, non c'era la categoria juniores, quindi mi scontrai, andai negli 75 kg, mi scontrai con gli atleti di all'epoca. Erano anche i due torri, quell'edizione era aperta agli stranieri. Mi ritrovai questi atleti che pesavano quanto me, ma erano il doppio. E mi ricordo che c'era mio fratello Vincenzo, che al ritorno da Bologna mi disse: penso che ti mancano ancora un paio d'anni per poter competere ad alti livelli. E io ho preso in considerazione il consiglio di mio fratello, poi sono sempre sotto ovviamente consiglio del mio coach di all'epoca, e la scelta di fermarci nel 2009 fu per poter portare una condizione stramigliorata nel 2010. E mi ripresentai al due torri nel 2010, categoria 85 kg, che la vinse Marcello Corsini, che penso che chi segue il bodybuilding lo conosce, atleta straordinario. Io a quella gara pesavo 84 e mezzo, arrivai sesto. E quella è stata la mia, diciamo, volta, che mi ricordo che anche Daniele Seccarecci, grande amico, quando io scesi dal palco mi disse: hai un gran potenziale, devi solo lavorare ancora di più. E io gli volevo spiegare che mi ero fermato un anno e mezzo per portare quella condizione, però Certo. evidentemente non era bastato. Certo. Quindi comunque poi mi hai detto che sei arrivato fino al 2015 appunto poi a gareggiare e da qui poi logicamente sono successe tante cose perché logicamente da quando hai cominciato comunque a gareggiare nel frattempo è nata una realtà che sarebbe quella del team romano. Arrivato poi nel 2015. Adesso è una domanda, penso alquanto scontata, però hai interrotto quello che era il tuo percorso agonistico, hai sacrificato, meglio, una cosa che tu amavi, che era il percorso agonistico, per dedicarti completamente al discorso del preparatore, del coach, cioè fare il coach. Come mai, cioè, come hai trovato, uno, la forza per fare questo e due, perché hai voluto fare il coach e sospendere la tua carriera, che dico, tutto sommato, eri ancora negli anni d'oro, tra virgolette, della tua carriera. Allora, diciamo che arrivai al 2010, dove andai a fare i due torri, arrivai sesto, e le parole, voglio spiegare tutto poi fino al 2015, le parole di Seccarecci mi furono molto di aiuto e di motivazione, perché poi ho lavorato con lui 5 mesi e da lui ho appreso veramente tante cose, perché all'epoca Daniele era l'unico che faceva avanti e indietro dall'America, quindi tutto quello che ovviamente Daniele sapeva era un pozzo di sapienza e di conoscenza. Io da lui ho imparato tanto. Daniele, queste parole mi motivarono a tal punto da riprovare nel 2011. Non voglio, ecco, appunto, nominare vari coach che mi hanno aiutato nel percorso, però ecco, quelli erano gli anni dove realmente io credevo
nel mio potenziale, perché poi c'erano sempre persone del settore che quando io arrivavo in gara, quell'anno poi iniziai a fare la IFBB per la prima volta e mi affacciai per la prima volta in IFBB e feci la notte dei campioni alla Zise nel 2012. E anche lì Seccarecci mi disse che avevo sbagliato qualcosa, perché insomma non ero in formissima e lui era in giuria. E però, come io gli volevo far capire che io seguivo tutta la lettera, e quindi quando quello che io mostravo sul palco era il fisico di un percorso che un coach mi ci portava, quindi realmente io mi ritrovavo spesso che il giorno dopo ero sempre più in forma del giorno prima, o meglio, o stavo bene 3 giorni prima e stavo bene 3 giorni dopo. Il giorno della gara io floppavo sempre la forma. Infatti c'è un ricordo di me negli anni come atleta che chi si ricorda ogni tanto tira fuori dal cilindro, diciamo, la battuta per dire che io non sono stato un grande atleta, ma non è che non sono stato un grande atleta. Io penso che comunque predispongo ancora di un'ottima struttura, quindi diciamo che le ricariche che non funzionavano, dai, mettiamola così. Okay. Nel frattempo, se ben ti ricordi, nel 2012 per la prima volta si affacciò la categoria Men's Physique alla Zise, che sì. Ci avevano tutti quanti i pantaloncini neri. Sì. Io, insomma, avevo in palestra dove lavoravo un ragazzo che era un model fitness, un ragazzo che lavorava per le riviste, insomma, di moda, che è Francesco Montuori. Nel 2013 finalmente questa categoria prese piede, se ben ti ricordi, per la prima volta fu inserita in Italia. E portai Francesco Montuori a gareggiare. Da lì, insomma, tramite Francesco Montuori, ma io in quegli anni già preparavo qualche ragazzo, mi divertivo a preparare qualche ragazzo. Nel 2010 ho preparato il mio primo atleta per un regionale, poi ho preparato un altro atleta per il campionato italiano WABA, con dei discreti risultati. E i ragazzi arrivavano più in forma di me in gara, in termini di pelle e in termini certo. di ricarica, no? E io dicevo, ma com'è possibile che io, insomma, riesco a portare in forma degli atleti, e io stesso, quando mi preparo, perché io ho sempre avuto una figura che mi gestiva la preparazione, mi ritrovavo spesso sempre fuori forma il giorno della gara. E questo per me è stata, diciamo così, un so fatto che comunque tutti gli atleti, la maggior parte sono in forma, direi quasi tutti in forma quando arrivano in gara, è proprio perché quegli anni a me come atleta mi sono serviti per far poter evitare poi gli errori che ci sono stati da questa parte di me. Questa appunto è una delle frasi che quando a chi assiste ai tuoi seminari, di cui io tra l'altro ne ho fatto parte in diversi, è una delle frasi che caratterizza il tuo seminario, nel senso che tu dalla tua esperienza, senza dover far nomi ovviamente, dalla tua esperienza hai imparato cosa non fare, dalle varie Esatto. cose. Hai accumulato una serie di esperienze che ti hanno portato poi a costruire quello che effettivamente, ancora non voglio dire la parola, però ha creato questo modello, ok? Esatto. E Esatto. quindi, e questo me lo puoi confermare. Quindi qua abbiamo appunto avuto il punto di svolta e da qui poi è iniziata appunto la serie di preparazioni, portando sempre più atleti, sempre più in forma, sempre più vincenti, fino a che poi logicamente hai deciso di interrompere la tua carriera da atleta per dedicarti solamente a quella di preparatore, corretto? Esatto. Perfetto. E da qui appunto nasce quello che noi chiamiamo il protocollo romano. Ok, quindi come tutti hanno i vari loro sistemi di allenamento, di approccio e tutto, Giuseppe Romano ha il protocollo romano. Tutti adesso ormai, come sentiamo in giro, si interfacciano con la parola protocollo, ormai è diventata di moda, protocollo 1, protocollo 2. Il protocollo però, appunto, identificato come protocollo romano, è una serie di metodologie che Giuseppe ha imparato nel tempo, che poi ha portato sui suoi ragazzi e che sta portando risultati tutt'oggi, portando atleti all'Olimpia, portando atleti a vincere gare Pro Qualifier, gare Pro League, gare FIT Italy di diverse federazioni.
Ma appunto, giusto, spieghiamo un attimo questo protocollo romano, quali sono i suoi principi, cos'è questo protocollo romano e da cosa nasce più che altro? Allora, come ho già spiegato in altri seminari, cioè un protocollo romano non è un metodo di allenamento, è una mentalità. È un modo, racchiude tutto, come hai appena detto tu, racchiude tutto quello che sono state le mie esperienze negative, che realmente sono state vissute in trincea sul campo, che oggi io cerco di assolutamente far evitare i miei atleti. Ma per far capire, diciamo, realmente che cos'è il protocollo romano è una mentalità a senso unico, nel senso, una mentalità che è diversa da quella che è la mentalità italiana. Con questo non voglio dire che gli altri coach non sanno lavorare, ci mancherebbe, io rispetto tutti e il lavoro di tutti sono, ormai tutti si mostrano sui social. Però ecco, che cos'è la mentalità italiana? Noi siamo sempre stati abituati a fare tantissimo cardio, io per primo, fare tanto cardio, mangiare pochissimi carboidrati, fare degli allenamenti senza senso, arrivare il giorno della gara con questa faccia scavatissima che per gli italiani è segno di grande condizione. Invece io tutto questo, io dicevo, continuavo a chiedermi dietro il backstage quando ero un atleta, perché un atleta ti deve vedere dal viso sofferente? Cioè un atleta, poi io guardavo le riviste, vedevo questi atleti grossi, tirati dell'Olimpia, sempre con un viso giusto, con un'espressione non sofferente. Allora, tutte queste domande mi hanno portato a capire che probabilmente c'era qualcosa, ma non di diverso, ma qualcosa che forse probabilmente nessuno aveva il coraggio di praticare. Nel senso, sai benissimo, bro, che io non sono uno che fa milioni minuti di tantissimo cardio, tanti minuti di cardio, non Anzi. sono uno che fa fare delle scariche violente, non sono uno che fa fare degli allenamenti senza senso, non sono uno che dà un'integrazione sbagliata. Diciamo che ecco, il protocollo romano racchiude tutto questo, un modo di andare a senso unico rispetto a quella che è la mentalità italiana. Ne vado fiero perché, ecco, io Abiolo è nominato come il figlio del protocollo perché ormai lavoriamo da 4 anni e Biolo è stato realmente uno dei primi che ha iniziato a vivere la realtà del team romano crescendo anno dopo anno e si è reso conto sempre di più che, insomma, noi quando ci muoviamo a fare una trasferta, per noi è una gita e anche questo appartiene al protocollo romano. Certo. Il fatto di andare a mangiare la sera prima di una gara e stare tutti quanti insieme, diciamo, togliere un attimo l'attenzione dalla gara, e anche questo è il protocollo romano. Cioè, quindi tutto l'insieme, tutto quello che sono i lati positivi di questo settore, di questo sport, messi insieme fanno il protocollo romano. È una serie, quindi, di, come hai detto tu, una serie di cose, una serie di, come hai detto, appunto, è una mentalità che appunto gli atleti, i tuoi atleti hanno nel rapportarsi all'allenamento, all'alimentazione, al modo di vivere questo sport in pratica. E la caratteristica più comune, se ti ricordi al tempo, io appunto mi interfacciai a te, ti chiesi di essere preparato per un motivo, perché quando facemmo quella trasferta in Ohio, in cui io ancora ero seguito da un altro preparatore, io notavo che i tuoi atleti arrivavano sempre in gara tranquilli, sorridenti, rilassati, in gran forma. E io mi chiedevo, arrivo sempre, sì, in forma, ma mai al top. Arrivo, sì, stremato. E non capivo questa piccola differenza che c'era. Non capivo come mai non riuscivo ad arrivare con la stessa tranquillità e a portare una condizione altrettanto ottima. Anche appunto Giuseppe mi ha introdotto i suoi metodi, il suo metodo, questo approccio, questo sistema, e devo dire che perché mi definisco il figlio del protocollo in particolare, come mai Giuseppe mi dà del figlio del protocollo, sono un po' maledetto così, però appunto mi dà del figlio del protocollo perché? Perché giustamente sono la persona che ha iniziato questo protocollo
e ha voluto sperimentare su se stesso, rispettando al grammo, alla lettera, alla ripetizione, a secondi recuperi, tutto dalla A alla Z, per far vedere alla gente come nel giro di 4 anni siamo evoluti continuamente. Non c'è stato anno in cui c'è stata una regressione, ma sempre un miglioramento continuo. E questo, io sono la prova vivente del fatto che questo protocollo di come viene vissuto questo sport funziona, perché effettivamente siamo arrivati ad oggi con una condizione ancora migliore e siamo arrivati ad oggi appunto ad essere tra i primi 5 atleti nello standing point per l'Olimpia. Quindi ripeto, è stata una serie ovviamente, tutti gli altri successi in passato più quelli attuali che ci hanno portato a questo risultato. Quindi posso testimoniare sulla mia persona che questo protocollo, questo modo di vivere, è per questo che comunque io sono con Giuseppe, perché secondo me rimane uno dei migliori metodi in assoluto per poter vivere questo sport e poterlo praticare al massimo. E questo è appunto un altro punto a favore nei confronti di Giuseppe. E appunto, quindi abbiamo parlato di protocollo e di allenamento. Tu comunque sei anche molto, tra virgolette, pro al discorso dei carichi, quindi all'utilizzo dei carichi, all'allenamento, sempre sì in esecuzione, ma logicamente anche l'utilizzo di carichi e dei pesi abbastanza grossi. Puoi testimoniare questa cosa? Sì, allora, che io, diciamo, sui social sono stato forse uno dei primi nel 2008-2009 a pubblicare dei video su Facebook dei miei allenamenti, tante volte criticati, perché poi anche quella era, diciamo così, un modo di vedere un atleta giovane gestire tutti questi carichi. C'era sempre magari l'atleta con un po' più di esperienza che mi consigliava di abbassare un po' i carichi e di non sporcare l'esecuzione. Ma fondamentalmente io penso una cosa, che un atleta che si approccia a questo settore inizialmente deve assolutamente allenarsi con dei carichi importanti, con dei fondamentali, il classico allenamento old school che conosciamo, quindi gestire tutti i periodi di forza, di massa, di ipertrofia, cercare di intrecciare ogni volta questi sistemi. Ma sono pro ai pesoni per un semplice motivo, a parte che tutto nasce sempre da quella famosa rivista che mi è stata, diciamo così, quella è stata la mia mentalità. Mi sono sempre comunque allenato forte, ancora tutt'oggi quando mi alleno non faccio gli stessi carichi di all'epoca, però spingo, e questo lo testimonia il fatto che nonostante ormai sono 5 anni che non sono attivo come atleta, comunque mantengo un'ottima struttura e peso intorno ai 98 kg. Certo, non sono 98-100 kg, diciamo, di muscoli e di durezza, ma comunque non ho perso, diciamo, chili e sono diventato, diciamo, utilizziamo il termine, secco. Quindi sono pro ai pesoni. Con il tempo poi ho imparato anche a gestirli. Infatti ci sono dei video miei che lo testimoniano con delle esecuzioni perfette, e la mia frase, il mio motto è sempre stato pesi sporchi, esecuzione pulita. Perfetto, perfetto. Questo penso sia d'aiuto a tutte le persone che comunque si interfacciano a questo sport, soprattutto ai ragazzi, anche giovani, che magari cercano di arrivare in palestra e magari più volte corretti sempre su un'esecuzione fin troppo precisa, quando in realtà a volte bisognerebbe fare anche divertire il ragazzo, magari non sporcandolo troppo, ma sporcandolo appena appena, per dare questo carico in più al muscolo, dare lo stimolo giusto al muscolo. E questa è una cosa che io condivido appieno, e tra l'altro leggendo alcuni post di alcuni americani negli ultimi giorni, anche questi americani testimoniano che l'utilizzo di carichi grossi, a volte sporcando l'esecuzione, porta più risultati di un'esecuzione troppo precisa. E tralasciando appunto poi questo discorso riguardo l'allenamento, andiamo un attimo a parlare di qualche tuo atleta, perché vantiamo un team con quasi 25 pro all'attivo, con diversi pro, cioè io chiamo pro maker perché i pro non sono venuti da te, ma li hai creati tu la maggior parte. Di conseguenza io stesso sono il tuo primo professionista, tra l'altro sono arrivato da amatoriale a diventare professionista, così molti altri, tra cui adesso voglio citare tutto l'opposto, dal main physique andiamo agli open, parliamo del cartellino professionistico di Andrea Muzzi. Andrea Muzzi in questo caso diventò pro sotto la tua ala. E appunto, a proposito di Andrea, dato che comunque parliamo di un atleta con dei volumi esagerati, con un
una condizione, quando appunto veniva preparato da te, ha portato delle condizioni incredibili. Ma parlaci di qualche, più che altro di qualche, della preparazione di Andrea, o di qualche numero riguardo, non so, a quanto mangiava, a come si allenava, o qualcosa che riguarda Andrea in quel periodo. Allora, diciamo che per quanto riguarda Andrea, il nostro percorso è iniziato nel 2016 e comunque Andrea aveva già delle ottime masse muscolari. Quello che ormai era il marchio che gli veniva dato a questo ragazzo era che non era mai preparato, non era mai duro, mai roccioso e mai compatto. Nel giro di 6 mesi abbiamo vinto gli europei, che poi è stato anche la tua vittoria, quindi quell'anno 2017 abbiamo vinto sia europei da Open che europei da Men's Physique. E all'epoca gli europei non c'era questa scissione dalle due federazioni, quindi era l'europeo quello europeo. Detto questo, tecnicamente diciamo che gestire un massimo non è facile, nel caso comunque un po' tutti i massimi sono così, non solo Andrea, perché sono molto legati alla bilancia, quindi nei periodi di off season vantavamo grandi numeri, comunque si arrivava sempre più o meno a 1,2 kg di carboidrati giornalieri, per poi gestirli quando proprio vedevo che era saturo e non riusciva più, ecco, appunto, a mangiare tanto, c'era l'inserimento di un po' di cardio, c'era l'inserimento di un allenamento un po' più intenso, oppure scalavamo i carboidrati su un paio di giorni a settimana e poi c'era la successiva ricarica. Nei periodi di off più o meno veniva gestito così, con proteine medio-alte. Nei periodi pre-contest io mi ricordo che chiedevo, e questa è un po' una cosa che faccio un po' con tutti, e l'ho scritto anche nel mio articolo che ho pubblicato oggi, una cosa che fondamentale è creare un feeling particolare con gli atleti. Quindi Andrea veniva praticamente in ritiro a Nocera ed è stato a volte pure settimane intere qui da me, scendeva una volta, due volte a settimana, e quindi riuscivamo a gestire tutto al grammo. Le condizioni io non mi esprimo attualmente perché ho dei bei ricordi, come ho sempre detto. Le condizioni, da quando ha vinto la Procard, secondo me aveva una delle condizioni migliori in assoluto, ed erano intorno ai 108 kg. Poi abbiamo fatto il debutto da pro e è arrivato quarto su 23 atleti, e quelle sono state secondo me le condizioni migliori, pure poi a Padova l'anno dopo. Cioè, quindi ecco, io voglio anche dire questo, e mi permetto di dirlo in questa intervista, è un appunto che faccio io, preparando tanti Men's Physique, insomma, tante volte viene additato come il coach che prepara solo i Men's Physique, dimenticando che comunque, oltre ad Andrea Muzzi, che è diventato pro con me, l'anno scorso è diventato pro anche Thomas Ruggini nel 215 libre. Poi gli atleti possono tranquillamente cambiare, ci mancherebbe, però rimane un bel ricordo e rimane il fatto che questi atleti sono diventati dei professionisti sotto la mia ala. E in quell'anno, nel 2018, vanto 2 atleti professionisti di Classic, 8 atleti professionisti Men's Physique, 1 bikini e 2 atleti bodybuilder. Quindi quando viene detta la frase che seguo solo i Men's Physique, io rispondo così, perché certo, è giusto che la gente non si dimentichi dei grandi numeri e dei grandi risultati. Una caratteristica appunto che Giuseppe ha sempre evidenziato nei suoi comportamenti anche sui social è molto spesso parlare con i risultati, perché effettivamente molta gente ama tanto parlare, tanto discutere, tanto offendere, tanto provocare, ma poi Giuseppe in silenzio si è creato, appunto, partendo da quel famoso, la prima gara che ha fatto, fino arrivando ad oggi, portare di volta in volta nuovi risultati, nuove scoperte, rivoluzionare un po' questo mondo, portando atleti di altissimo livello a gare importanti, perché io vorrei sottolineare ancora che è il secondo anno di fila, e questo speriamo sia il terzo, in cui Giuseppe va all'Olimpia. Appunto, riguardo all'Olimpia, e poi ovviamente voglio prima fare un appunto, abbiamo parlato di Andrea Muzzi, di Thomas Ruggini, che in questo momento non sono nel team, però ragazzi, abbiamo un team in cui praticamente abbiamo atleti come Pasquale D'Angelo, abbiamo atleti come Cristian Zagarella, abbiamo
tantissimi atleti, adesso non voglio citare tutto il team di Men Physique che abbiamo, ma un sacco di classi che sono estremamente promettenti, un team di bodybuilder che, quando Giuseppe mi ha girato una foto, i famosi nani del team, in cui praticamente abbiamo il vario Barina, abbiamo i vari ragazzi che sono comunque non di grandissima altezza, ma hanno un grandissimo potenziale da esprimere sia in classi che in bodybuilding, insomma, un grande team anche a livello di bodybuilding, quindi un team molto unito, in cui molto spesso ci si incontra e raduni tutti insieme e si vede quanta gente, quanta qualità, quanta carne Giuseppe Romano ha portato nel suo team. Ma voglio tornare al discorso Olimpia. Ovviamente Giuseppe, tu l'anno scorso sei stato all'Olimpia, ma l'anno prima è stato il tuo primo anno all'Olimpia da preparatore. Dato che è una cosa che comunque noi viviamo sempre da casa, la gente vuole sapere com'è stata questa esperienza, cosa si prova ad essere lì, non solo come spettatore, perché penso che alcuni degli ascoltatori magari sono stati lì come spettatori, ma in pochi possono dire di essere stati nel backstage del Mister Olimpia, la gara delle gare, cioè la gara inarrivabile. Com'è stare nel backstage dell'Olimpia, con quegli atleti di quel livello? Allora, diciamo che quando c'è stata la possibilità di far diventare pro finalmente agli europei, quindi c'è stata data la possibilità un po' a tutti, quindi giocavamo tutti sullo stesso livello, e quell'anno diciamo che mi sono ritrovato con all'Olimpia un po' spiazzato, perché poi non ho portato solo un atleta che era Petar, ma mi sono ritrovato anche a Davide Mazzolari. Ricordiamo che Davide vinse Alicante e poi la successiva gara pro, che erano 21 professionisti, e poi vinse la gara in Portogallo, quindi vantiamo anche di aver vinto delle gare professionistiche con Zagarella, appunto, a Porto Rico, nel Sud America. Quindi vincere una gara pro è realmente complicato oggi, e lo sai di cosa parlo. Quindi non è facile. Quando mi sono ritrovato il primo anno all'Olimpia, io decisi di farmi una vacanza, diciamo, lavorativa. E la prima settimana andai a Los Angeles, e quindi mi andai ad allenare alla Venice Beach. Mi andai ad allenare alla Gold Gym, e mi ricordo che alla Gold Gym tutte le mattine per 10 giorni ho visto l'allenamento di Sean Roden, che poi ha vinto l'Olimpia, ho visto l'allenamento di Dexter Jackson. Io facevo finta di allenarmi e mi avvicinavo a loro per capire più o meno quali erano le loro tecniche di allenamento. Ovviamente non mi sono mai permesso di chiedere nulla, quindi già da lì io ho iniziato a vivere, diciamo, l'Olimpia, dalla Gold Gym, la Mecca, dove tutti i campioni sono passati da lì. Se entri in quella palestra che c'è stato, ci sono tutte le foto di tutti quanti, e tutti sono passati da lì. Quando sono arrivato a Las Vegas, c'era la mia compagna Martina che mi disse: sei cambiato, sei entrato già in modalità coach. Perché io, quando poi ho messo piede a Las Vegas, realmente dovevo dimostrare a me stesso che non era un sogno, ma era una realtà. Quando mi sono ritrovato alla conferenza stampa, che tutti conosciamo, che la trasmetto, quando mi sono ritrovato dietro al backstage con tutti i vari atleti open che conosciamo tutti, Phil Leet, Sean Roden, mi sono ritrovato con i Men's Physique, che c'era anche Buendia, che è stato, insomma, che arrivò quarto, che è stato il suo ritiro, poi quest'anno probabilmente ritorna. Quindi mi sono ritrovato lì, e invece di stare lì a guardarli in maniera, come dire, da fan, io dovevo dimostrare a me stesso che avevo una forte personalità, che io ero lì da coach, non ero lì da spettatore. Quindi questo mio modo di, insomma, di vivere il backstage dell'Olimpia mi ha caricato ancora di più, e io dentro di me, anche magari con un pizzico di presunzione, mi sono detto: l'anno prossimo devo tornare qui ancora una volta con degli atleti. E il secondo anno ci siamo andati vicini ancora una volta di portare due atleti all'Olimpia, perché Mazzolari per un punto non è andato all'Olimpia, e è stata la volta di Cristian Zagarella, quindi portare un classic all'Olimpia, farlo piazzare alla gara come il New York Pro, farlo vincere la gara a Porto Rico, farlo arrivare terzo al Kegreen Classic. Cioè, quindi diciamo che, ecco, l'Olimpia è una tempesta di emozioni. Già quando arrivi a Las Vegas e vedi questa città stravagante e vedi questi atleti favolosi da ogni parte del mondo, realmente
devi avere una forte personalità per stare lì e far capire che sei il protagonista, non sei lì da spettatore, non stai lì per goderti Las Vegas, ma sei lì perché rappresenti l'Italia. Questa è una testimonianza bellissima, perché comunque, come lo è per me, lo è per molti altri atleti, anche magari che sono ancora amatoriali, il sogno dell'Olimpia è uno dei raggiungimenti più alti in assoluto per chi ama veramente questo sport e non lo fa solo per i titoli, ma lo ama come sport proprio, come anche significato di vita per quello che fa, per gli allenamenti che fa. Il raggiungere quel palco lì, stare solo nel backstage, al di là di un risultato possibile, ma anche arrivare ultimo, salire su quel palco lì al meglio delle sue condizioni e vivere quell'esperienza lì, deve essere qualcosa di magico che penso Giuseppe auguri a tutti, perché deve essere una cosa unica e indimenticabile. Ora, logicamente, siamo quasi praticamente a un'ora di registrazione, quindi abbiamo parlato di tante cose. Vorrei concludere con un'ultima domanda prima dei saluti, perché giustamente Giuseppe non si ferma qua e penso che sia all'inizio della carriera. Giuseppe è ancora giovanissimo, un preparatore, ha davanti una carriera incredibile. Quindi i progetti e gli obiettivi per il prossimo anno o per gli anni a venire comunque, quali sono? Allora, diciamo che il primo obiettivo, ecco appunto, se tutto ritorna nella normalità, è, abbiamo 4 atleti in corsa, secondo me, per Olimpia quest'anno, e uno è quello che mi sta intervistando, che ha 7 punti, quindi è al quinto posto nella classifica del punteggio dell'Olimpia. Abbiamo Mazzolari con 5 punti, abbiamo Miggiano con 5 punti, abbiamo Zaccarella con 3 punti, abbiamo un Pasquale D'Angelo spumeggiante, con una forma tutta rinnovata. Quindi diciamo, il progetto mio è quello di portare all'Olimpia ogni anno più atleti, portare il team romano all'Olimpia, arrivare lì e farci conoscere nelle stanze più importanti del bodybuilding. Quindi ci siamo fatti spazio un po' alla volta, perché niente è facile, noi non ci viene regalato nulla. Quindi il mio obiettivo... Sei americano. Esatto. Quindi il mio obiettivo oggi è quello di rivederci magari a Las Vegas con più atleti ogni anno, riconfermarsi, perché la cosa difficile secondo me è riconfermarsi e far capire realmente che noi siamo italiani, che anche noi abbiamo dei talenti, che anche noi sappiamo lavorare, che anche noi sappiamo vivere il bodybuilding. Quindi il mio obiettivo è di portare atleti all'Olimpia ogni anno, e quest'anno mi auguro di portare 3 atleti di 3 categorie diverse. Questo è il mio obiettivo. Direi quindi che me lo auguro, te lo auguro e ce lo auguriamo tutti di arrivare a questo grande obiettivo, che è il sogno un po' il mio e di molti altri del team, ma penso proprio che sarà un obiettivo a portata di mano, conoscendo sia a chi siamo in mano, sia al potenziale dei ragazzi che stai seguendo, di quello che possono fare, perché effettivamente abbiamo dei talenti nelle mani giuste, e penso sarà, se si realizzerà tutto e tutto tornerà alla normalità, sarà una delle trasferte più belle in assoluto, che terrei in modo particolare di documentare e far qualcosa di veramente unico per tutti quelli che poi potranno vivere con noi questa esperienza. Benissimo, allora bro, che dire, possiamo salutarci. Voglio appunto ringraziare Giuseppe per il tempo che ci ha dedicato, logicamente sapete quanto si è impegnato anche nonostante sia in quarantena in questi giorni, perché il lavoro del coach è 365 giorni l'anno, non ci sono giorni di pausa, di tregua, il coach è tutto l'anno, soprattutto in questo periodo, anche come motivatore. Ti ringrazio per il tuo tempo, ti ringrazio appunto per il supporto che mi dai ogni giorno anche a me come tuo allievo / atleta. E bene ragazzi, quello che voglio dirvi solamente, e che Giuseppe anche vi confermerà, state a casa, godetevi questo tempo, mi raccomando, e speriamo che tutto si risolva il prima possibile. Un saluto Giuseppe. Ciao ragazzi, mi raccomando, questa storia che stiamo vivendo verrà raccontata tra 100 anni nei libri di storia. Quello che possiamo fare attualmente è restare a casa, allenatevi, basta un bilanciere e 2 manubri. Ci vediamo presto e speriamo di rivederci a Las Vegas ancora una volta. A settembre. Hello, guys!